È scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati signore e signori. Faccio un po' la coda del pavone oggi e poi vi spiegherò il perché, perché la presentazione è la seguente, lui se l'è cavata, ma se l'è cavata proprio bene per talento e per studio. Se l'è cavata ieri e se l'è cavata benissimo. Oggi Adriano Pantaleo. Ma milioni di baci ah, grazie, grazie a questo mille. signor professionista che, ma lo dirò poi, ho conosciuto. L'abbiamo conosciuto tutti quando era piccolo. Mm, sì. Tu hai iniziato. Mi fa un'impressione vederlo. Prendi tu perché sei identico. È vero. Hai messo un po' di barbetta. Un po' di barbetta. Sì. Ok. E niente più. No. No, non è vero. È anche papà. Ma vi racconteremo un sacco di cose. Tu, per nostra fortuna, hai iniziato a fare l'attore quando? Io ho iniziato nel 1991, uh -huh. e avevo otto anni e okay. fui scelto per questo meraviglioso film che poi sì. è stato, io speriamo che me la cavo, della regista Lina Wertmüller. Un po' più... Tanto per caso. di cappello a Lina Wertmüller, genio Assoluto. assoluto genio assoluto con Paolo Villaggio, tanto di cappello, sì. genio assoluto, insomma un bel battesimo, un bel ecco. battesimo, sì, un bel sì, battesimo sì, 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 e fu naturale sceglierti, sì. guarda hai fatto... in realtà ci sono stati dei provini quanto, uh, lunghissimi, quanto è bello, eh, come quanto è bello? <ride> mamma mia da mangiarlo di baci, da divorarti di baci i provini furono lunghissimi, <ride> um, appunto l'Inavert Miller vide oltre 4.000 bambini e per sceglierne solo 13, quindi insomma puoi immaginare quanto, insomma, quanto lavoro è stato fatto. E poi uh, scelse un gruppo di circa 15-16 bambini, ai quali ha, a, con i quali ha lavorato oltre tre mesi con un coach di recitazione tutti i pomeriggi. Lei veniva il fine settimana e noi conoscevamo le parti di tutti a memoria. E lei ci scambiava i ruoli che poi ha segnato soltanto gli ultimi giorni, quindi una vera e propria scuola di recitazione, sin dalla prima. Insomma, un, penso, era un'altra idea proprio di, di cinema, di, 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 di come si fa, si faceva questo, questo mestiere. Con Adriano Pantaleo, che ha poi. Abbiamo tantissime cose da dire, ha poi proseguito. Ha cres, tu hai cresciuto il tuo talento, l'hai fatto diventare. Grande. Sì, l'ho sì, alimentato. Ecco. L'hai alimentato, l'hai nutrito. Eh, fino a mh, realizzare eh, sua l'idea con Giuseppe Marco Albano, che ne sì. firma anche la regia. Noi ce la siamo cavata che è un documentario quanti anni dopo? 30 anni al trentennale 30 anni dopo per il quale ti dobbiamo dire grazie per tanti motivi no? sì perché contiene tante cose questo documentario sì per me è, ovviamente non è un film come, come tutti gli altri un film anzi non è un film per me è un pezzo, pezzo di vita è un pezzo sì, di sì l'ho chiamato documentario è un film no no no, no, no nel, senso, nel senso è, è, è un documento è un, esattamente ecco. però ovviamente per me è, racconta quell'esperienza quell incredibile che, che mi ha Cambiato la vita perché, se io oggi sono qui in questo studio, se sono un attore, ma anche se sono proprio l'uomo che sono, se ho incontrato mia moglie, perché poi a, ad un certo punto ho deciso di fare l'attore e quindi mi sono trasferito a Roma dove ho studiato e ho incontrato mia moglie con cui ho fatto insomma mia figlia Margherita, mio figlio Giovanni, quindi per me quell'esperienza è, è, è proprio il bivio della, della, della mia vita e quindi ho raccontato quell'esperienza attraverso uh, i ricordi miei di tutti gli ex bambini della terza B di Corsano e non solo Allora eh, Vincenzino, eh? hai capito <ride> Vincenzino che meraviglia Allora <ride> una scena con il maestro interpretato eh, da Paolo Villaggio quanto, adesso ci racconterà anche cose di Paolo Villaggio, c'è cioè il nostro Adriano Pantaleo con Pierfrancesco eh, Borruto, sì. dico bene, va un silenzio, ma inunda tutto questo. Vediamo. Era il ragazzo del barbiere, mentre sto laga c'è sta... Uh... C'era Mario Porfito in quella scena, Villaggio e Mario, ma, Mario Porfito. Mario Porfito è il sindaco del barbiere Stefano Amatucci, vieni con me. Non ci ho fatto niente. Ma chi siete? Ma come vi permettete? E quello il ragazzo mi sta pensaponando, dove ve lo portate? Mai ma sentito parlare di scuola dell'obbligo, nel di del lavoro minorile, eh? State attenti che se state fermarmi, io vado direttamente dal sindaco. E mentre sto facendo questa bar, io tengo la mia frase topica per cui tutti mi riconoscono, no? E modalità la ka a sta Alla fine mi hai doppiato tutto. Sì, ma io lo so! La tua frase topica, ma chi lei è il suo sindaco? È la tua voce. È la mia voce. Cioè ti odio per questa cosa. Ma chi lei è il suo sindaco? I, I traumi di, di quando siamo piccoli, Pier Francesco, insomma, che, che è una persona splendida, è cresciuto sì. pensando. Cioè, tutti gli dicevano: Ma tu sei quello che dice? Ma che l'hai visto, Sindaco? In realtà, quella battuta l'ho doppiata io per un puro caso perché eravamo a fare doppiaggio e tutti venivamo da Napoli. Pier Francesco pensavano avesse concluso insomma il, il suo turno e quindi l'avevano mandato via. Ciao, 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 ciao. Lina si rese conto che quella battuta non era registrata bene in presa diretta e quindi disse: ragazzi, la dobbiamo doppiare. La voce più simile, Adriano: Adriano, falla tu. E quindi io ho doppiato quella battuta meraviglia. e quindi Pier Francesco è rimasto, è, è rimasto con dire? la sua frase topica doppiata da me: però mio. doppiata da Adriano Fantasma. puoi <ride> mettere? <Vuoi ride> mettere allora eh, questi ragazzi? <coughs> Lina Werdmüller, ne parliamo tra un attimo di Lina Vermuller perché. Eh, questo documentario film film documentario questo documento è un regalo nel regalo poi lo spieghiamo ancora di più lavorare con questo signore lavorare con Paolo Villaggio che lavorò con una passione speciale che, che diventò quel maestro a tutti gli effetti ecco, che cosa ti ha lasciato che cosa ricordi del lavoro con lui guarda allora io ovviamente noi eravamo bambini e siamo arrivati sul set pensando di incontrare Fantozzi tutti eh, cercavamo Fantozzi, in realtà abbiamo trovato Paolo Villaggio che oltre a essere insomma, una, una persona splendida con sì. noi bambini era un grandissimo professionista con un rigore e una professionalità nel, nel lavoro che poi in quel film lui era particolarmente uh, anche insomma concentrato, teso perché era un film diverso anche per lui eh, e certo. io questo è quello che, che mi sono portato negli anni. Cioè io oggi credo, insomma, se posso farmi un complimento, insomma, è quello che. No, no, credo insomma, di, di, di avere una qualità che è quella di emetterci grandissimo rigore, professionalità e anche sacralità nel lavoro che faccio. E questo me l'ha insegnato soprattutto quel film. Lina Wertmuller, Paolo Villaggio, sono stati per me degli esempi che, talmente forti, talmente potenti che poi da lì in poi. Ho pensato che questo mestiere si potesse fare soltanto in questo modo, e ancora oggi se, se, se lo faccio in quel modo, è perché ho fatto quel, quel bravo, film. Adriano, bravo, no, no, ma è, è, è vero, Ma è vero che ad un certo punto. Lui si trasformasse in Fantozzi, cioè un po', un po avete giocato, no? Sì, diciamo che lui l'ha utilizzata come, proprio come, come, um, come sistema per tenerci buoni, nel senso che quando proprio noi eravamo 13 scunnizi di quelli proprio tremendi... Tanti, eh, tanti, 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 una, tanti, una tribù. Esatto, eh. dopo tante ore di set, poi erano anni diversi in cui insomma sul set un bambino poteva lavorare molte ore di più rispetto ad oggi, quindi dopo tante ore di set ovviamente era difficile gestirci e lui ci, ci teneva buoni con la promessa che... Che poi ci avrebbe fatto un po' di fantozzi. E alla fine giornata, se noi eravamo buoni, lui ce lo concedeva, ma soltanto così, a piccole dosi, in modo da tenerci buoni. Questo è Adriano Pantaleo, signori, <ride> che noi ci teniamo stretto, stretto, caro, caro, nello studio dell'ora solare. Torniamo tra un attimo. Bravo, Adriano. Splende il sole, allora solare più che mai Adriano Pantaleo La felicità di averti qui con noi Piacere mio e felicità mia Grande e grossa Allora io speriamo che me la cavo Lina Wertmüller, La prima donna nella storia candidata agli Oscar Il film Pasqualino Sette Bellezze eh, Chi non l'ha visto, non è vero, l'abbiamo visto tutto Andiamolo a rivedere questo film Poi Oscar alla carriera nel 2020 Questa donna Geniale, a lei dobbiamo il Giamburrasca televisivo, tanto per spiegarci. E, con te è stato amore a prima vista con Lina. Vi siete voluti bene per tutta la vita. Sì. E tu ci hai fatto un grande regalo in questo: Noi ce la siamo cavata. Sì, un grande regalo. Insomma, me lo sono fatto io e inevitabilmente tutti quanti, insomma, quelli che vedranno. Vedranno il film perché? Oh, insomma, abbiamo l'ultimo documento di, di, di Lina. È insomma, sì, poco prima della scomparsa, insomma, l'abbiamo abbiamo incontrata per chiudere il cerchio, no? Avevamo incontrato tutti i bambini, gli ex bambini, avevamo incontrato uh, quelli che all'epoca erano già degli attori, insomma, affermati come Isa Danieli, Gigio Morra, Paolo Bonacelli, il produttore, Ciro Ippolito. Però mancava, mancava lei, mancava l'artefice di, 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 di tutto questo. E quindi. Um, nonostante insomma, la pandemia, nonostante c'erano delle complicazioni oggettive, io insomma, ho sempre mantenuto un bellissimo rapporto con Lina, quindi la chiamai ed è stata anche la prima persona che ho chiamato all'inizio quando pensai di fare questo documentario per chiederle quasi l'autorizzazione, non che lei avesse insomma, un potere sei, su questo, però certo. per me era inevitabile chiederle certo. e lei fu felicissima, disse guarda è un'idea bellissima, vai ti appoggerò lì dove, lì dove posso e quindi poi la chiamai e le disse, guarda io vorrei incontrarti per per insomma, chiudere con te, non, non ho un'intervista da fare, ci mancherebbe, ma giusto per, per averti all'interno di questo incontro. Un incontro. Un incontro. E quindi il documentario in realtà si chiude con questo incontro, con questa chiacchierata con, con lei che per me veramente ogni, ogni volta che rivedo il documentario è, è emozionante, mi vengono in bianchi perché Lina per me è stata un po' una persona di famiglia, un punto di riferimento. Pensa che io quando ho scoperto di, insomma, di, di aspettare la mia prima bambina, Margherita una delle persone a cui sono andato a comunicarlo era stata lei, lei mi disse una cosa bellissima mi disse guarda è molto bella questa cosa e vedrai che da oggi anche il modo in cui tu uh, percepisci immagini e, e, e vedi il tuo lavoro cambierà io lì per lì insomma ero, ero anche abbastanza giovane avevo 29 anni non capì bene cosa volesse dirmi eh, poi insomma l'ho capito perfettamente eh. Fatto che si... Ha fatto una buona riuscita, Vincenzi. ha ah, fatto una buona riuscita. 51 secondi della signora Lina Vermuller con Adriano Pantaleo. I bambini sono favolosi, sono degli dei, i bambini, caro mio. Sono degli dei, non si riesce a sottrarsi dalla magia del loro grande incanto. Sono fortissimi e fragilissimi insieme, sono furbi. E ingenui, sono, sono intelligenti e sciocchi, sono tristi e allegri, sono tutto il contrario di tutto. Non diceva mai ok, troppo bello e no, brava, no, mai, mai. mai, ti guardavo ok, dai. andate. Ma sono con quella mano puntata e tu sapevi che poteva succedere. No, quando faceva stoffa questi tipo tifò adesso, noi, speravi sempre coi, ci che ci stavano quei due o tre più. secondi circa. «Sparamma che non stava nel nami!» «Sparamma che non stava!» Quando lei veniva a venire, poi girava e faceva «Mamma mia, mamma mia!» ed eri felice anche che il fatto che se la stava prendendo con un altro, perché in quel momento non eri tu, capito? Non eri tu la vittima, allora dicevano «Ma lei sta stavigliando sta con Gino, ma ho preso a stavigliare con Carmelo!» Bravo Adriano, bravo, bravo, bravo! Grande idea! questo trentennale no? uh, ovviamente, un trentennale di un film che si vede, si vede, si rivede e si rivede sempre uh, volentieri, Margherita 11 anni, Giovanni 4 Monica, tua moglie Manuela. Ma Manuela, 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 chiedo scusa ma figura, vabbè un po' di rimba mi metto e Manuela, e, dunque diventare papà sì, bi papà. bi papà ma diventare papà anche di una non togliamo nulla a Giovanni, si è chiaro di una Ragazza di una signorina, che insomma, il tuo talento proprio l'ha ereditato in pieno, com'è? No, diciamo che diventare papà è qualcosa che mi ha, mi ha cambiato proprio la vita, ecco, è... Ma è vero che uno pensa: ma ho avuto una vita prima? Impossibile, cioè no, che la vita inizia No, ma soprattutto no? quella di prima era vita, eh, aveva un senso, <ride> no? E quella. Che cosa quella... siete? Che meraviglia! <ride> No, è, è, è quello insomma un po', anche quella cosa che mi disse, mi disse Lina, no? Credo che, che avesse molto a che fare con, con questa, con la percezione di tutto quello che c'è attorno a, rispetto a poi a, a quella cosa che ti cambia. Margherita è, mh, Margherita è una bimba che io adoro, ovviamente mia figlia è ama, ma, ma è una bimba speciale perché appunto, come, come hai detto, ha ereditato un po' quella, quella mh, se, se mi consentite insomma, un termine napoletano che è un po' quella... Quella cazzimma napoletana la che cazzimma io avevo abbiamo... da, 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 da bambino, no? È... Non è traducibile mai ma, la cazzimma. È, è, è un, un termine, termine insomma, assoluto. E eh, quindi lo, lo lasciamo così. E quindi, insomma, lei è, sì, è il mio DNA. Ecco è il mio DNA. Cosa succede quando una figlia vede il film che ha reso grande il papà, ma il papà era più piccolo di lei? Qua insomma Margherita che parla di io speriamo che me la cavo, se no mi incarto come un uovo nella carta, vediamo. Ah. Margherita tu dimmi una cosa, ma tu lo sai qual è il primo film che ha fatto il tuo papà? Dove vai? Lo sai o no? Vieni, guardalo qua, fammi vedere. E come si chiama questo film? Ingoia. Io speriamo che me la cavo. E tu l'hai visto questo film? 2100 volte. <ride> come mai l'hai visto tutte queste volte? Perché mi andava? L'attore che faceva il maestro di qua, come si chiama? Non lo sai? Beh, no, io lo so, poi io muovo. L'hai dimenticato? Non Paolo? Paolo Villaggio. Paolo oh, Villaggio. E se ti sta anche Manuela per un attimo, eh? Anche Manuela. Si vede? Ha già recitato, ha recitato per caso Margherita, ma ha già sì. fatto un film. Sì, ha fatto un è film importante. con un grandissimo maestro del cinema che è Mosian Machmalbaf, insomma, veramente un regista iraniano premio Palma a Khan, insomma, veramente ed è capitato, perciò dico, insomma, un po' come è successo a me un quando ero che mio padre lesse per caso questo annuncio sul giornale e mi portarono a fare questo provino. L'hanno visto alcuni produttori perché mi seguiva per, insomma, ero a un festival, sapevano che... Mosen cercava appunto una bambina di quella tipologia e gliel'hanno indicata al regista e lui è impazzito totalmente per lei. Tant'è che gli ha cambiato il titolo al film che oggi si chiama Marge and Her Mother. Quindi, insomma, è distribuito in, tu, in tutto il mondo, presto, insomma, anche in Italia. Quindi. È, è successo mio malgrado. ecco insomma. È successo il mio malgrado, ma gli brillano gli occhi. I genitori, i <ride> genitori. Abbiamo una foto dei genitori eh, di Adriano. Pantaleo, i tuoi genitori tu riconosci. Eccoli. <ride> Ma sei sempre tu. Eh, sì, Ma è una meraviglia! Sì. È un trionfo di latte questo. È eh, sì, 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 un sì, trionfo sì. meraviglioso. E a questi genitori splendidi tu devi tantissimo perché loro sono stati il tuo costante equilibrio sono stati il tuo stimolo a proseguire e continuare laddove tu avessi voluto ma ti hanno equilibrato la vita, sempre, sì, no? Sì, 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 devo dire non che... No, mio figlio è una star. No, assolutamente, anzi, eh. proprio l'opposto, lì dove qualcuno, insomma, provava a farmi essere o sentire una star, loro continuamente mi riportavano a, a terra con i piedi per terra. Devo dire che la popolarità che mi diede, prima quel film e soprattutto poi la serie televisiva successiva, no? che è stato amico mio con Massimo D'apporto sì. in cui interpretavo il ruolo di Spillo, questo bambino che è entrato in tutte le case degli certo, italiani. E si è fatto adorare. E è stata difficile. Oggi che sono genitore capisco quanto loro siano stati in gamba nel gestire tutto quello che mi stava accadendo come qualcosa che di lì a poco sarebbe, sarebbe finito. Ecco, questa è stata un po' la chiave vincente del, della loro gestione. Nonostante nel senso... tutte le cose che tu abbia fatto, cioè hai rotto papà, casa, famiglia, cioè tu hai lavorato tantissimo, però loro ogni volta ti dicevano guarda... Però poi questa cosa avrà una sua conclusione. Sì, sì, dicevano, guarda, continua. Fai, fai degli studi, insomma, per poi fare un, un lavoro. Insomma, è vero che io non ho fatto, insomma, ho fatto ragioneria e indirizzo informatico proprio per avere poi una possibilità di iniziare un, lavo, un lavoro diverso. Poi a 18 anni mi hanno, insomma, mi hanno finito, finito gli studi e mi hanno detto che cosa vuoi fare? E io non avevo ricordi precedenti della mia vita senza che facessi l'attore. Perché sì, prima sì. di sette anni hai pochissimi ricordi, poi dei ricordi così forti come appunto quello di Ospero e E quindi ho detto: ma io non posso immaginare la mia vita futura senza questa cosa che ho sempre fatto. E quindi loro mi hanno detto: allora da oggi inizi a studiare affinché tu possa fare questa, questa cosa bene. E quindi poi mi sono iscritto alla Sapienza a Roma, mi sono laureato in scienze umanistiche e indirizzo spettacolo. Ho iniziato a continuare a fare insomma corsi di teatro, recitazione, edizione, insomma. E quindi poi mm. la mia e, carriera E poi è, è arrivato continuare. al teatro di Eduardo De Filippo. E non solo prima, però però Una fotografia la chiedo. Non immagino neanche, non l'ho voluta neanche vedere. Bra non certo per <ride> lui, quanto per me. Correva l'anno 93-94 e c'era il grande gioco dell'Oca. Intanto un abbraccio a Jocelyn, grande così. Un abbraccio ad Alessia Marcuzzi, un pensiero caro a Gigi Sabani. Ma questo Topolino era con noi. In studio e abbiamo lavorato insieme. Sì, abbiamo lavorato e insieme. E tu eri un bambino adorabile, cioè, arrivavi, grazie. Arrivavi, lavoravi in diretta, ti facevi volere bene da tutti. Eri un tesoro. Sì, questa la un ricordo come vero. una grandissima esperienza perché è stata la mia prima diretta televisiva, oh. quindi ovviamente... E Era una direttona? Una direttona, un programma tra l'altro... Due ore e qualcosa? Sì, un programma complicatissimo, complicatissimo con delle prove, le cose. Noi vale. tutti i co-conduttori nello spazio, in questo studio certo. gigante, corpo di ballo, quindi... Ricordo veramente come. È, è poi un bambino di nove anni che si ritrova all'interno del gioco dell'oca, mentre tutti gli altri bambini lo giocano quello eh. da tavola. Cioè, quindi è proprio una roba. Che... Comunque, comunque, risottolino, ancora una volta. Il lavoro con questo giovanissimissimo conduttore fu perfetto. E queste non sono cose, non sono cose che sempre capitano. Non è, non è un dato di fatto quotidiano. Io ti ricordo con un amore infinito, dato che io lo vedo sempre piccolo, quindi non lo prendo in braccio per evidenti motivi, Emanuele, tu, tu capisci. Allora, questo bambino diventato adulto, che cosa ha fatto? Ha eh, fondato ed è direttore artistico del teatro Nest. Il teatro Nest per il quale tu ti dividi tra Roma, dove vivi, e la tua Napoli, certo. dove questo teatro c'è, esiste. Eh, adesso andiamo a visitarlo anche noi tutti insieme, ma che cos'è il teatro Nest? Il Teatro Nest mi piace insomma, definirlo come un avamposto culturale che si trova nella periferia est di Napoli, eh, in cui io insieme insomma, ad una serie di, di artisti che mi piace citare, sono Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino, Giuseppe Emiliale Di Mauro, Andrea Vellotti e tanti altri, abbiamo deciso appunto di creare un, un piccolo nido dove eh, tanti giovani di quel quartiere, non solo di quel quartiere, ma di, di tutta Napoli possano venire insomma, a, a trovare quel, eh, quella bellezza che noi sì. crediamo possa, possa salvare tutti la vita e insomma ne abbiamo un bisogno, un bisogno. Adriano la nostra Marta Manzo è andata al teatro Nest poi diventa il sindaco di Rione Sanità sabato domenica e lunedì natale in casa, in casa cupiello poi vi parliamo di tutta quest'altra parte della vita di Adriano Pantaleo intanto fondatore e direttore artistico di questo teatro guardate la forza è disciplina la forza è comunità San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. C'erano prima tantissime fabbriche, oggi sono rimaste soltanto le case popolari, non ci sono più le fabbriche ma c'è un teatro che è il NEST. Dal 2015 il NEST fa stagione, stagione teatrale. C'è un collettivo artistico che è composto da Adriano Pantaleo, Francesco Di Leva, Giuseppe Miale Di Mauro, Giuseppe Gaudino che sono io e Andrea Vellotti. Questo spazio nasce dall'incontro che noi abbiamo avuto con uno spettacolo che era Gomorra. È finita la tournée di Gomorra abbiamo sentito la necessità di continuare questo percorso che era nato insieme. Si sono avvicendati su questo palco spettacoli importanti come quello di Mario Martone, di Emma Dante, di Tony Servillo ma anche di compagnie giovani e noi stesso abbiamo pensato di mettere su una compagnia formata da tutti i giovani giovani del quartiere ma anche i quartieri vicini e si chiama New Teatro. Noi pensiamo che sia fondamentale offrire a questi ragazzi eh, dei, dei laboratori, che sono laboratori con attori, ma anche con maestranze di, 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 questo, di questo mondo, eh, totalmente gratuiti. Sono arrivata al NEST quattro anni fa. Ho iniziato a fare dei laboratori e poi degli spettacoli con i ragazzi della mia età. Sono arrivata addirittura a fare uno spettacolo quest'anno con Adriano Pantaleo e quindi con la Compagnia dei Grandi. I laboratori gratuiti sono una possibilità incredibile che ci offre il Nest, ci arricchisce professionalmente e ci fa anche lavorare di conseguenza perché molto spesso appunto noi creiamo degli spettacoli sulla base anche dei laboratori fatti qui ed è fondamentale perché noi non abbiamo questa possibilità economica, molto spesso alcuni di noi non lavorano quindi um, è un'occasione speciale. Io vengo da un quartiere di Miano, un quartiere difficile, anche io ho rischiato, all'età di 17-18 anni ho rischiato di, di trovarmi in situazioni un po' losche, ecco. Eh, proprio per questo perché non c'erano le possibilità. Eh, poi sono cresciuto e eh, quando ho scoperto il Neste ho saputo che eh, tutte queste realtà erano accessibili eh, e soprattutto in, a titolo gratuito ho detto cioè, ci devo andare, devo frequentarlo. Diciamo che a un certo punto è nato un senso di appartenenza rispetto a questo posto rispetto a questo posto e alle persone che uh, l'hanno costruito. Nel momento in cui sono entrato in contatto con loro, c'è cioè, uh, creato un legame che uh, uh, mi ha portato e che uh, continua a farmi passare uh, quasi tutto il mio tempo libero qui. All'inizio, quando siamo entrati in questo posto, la gente del quartiere non capiva ancora precisamente che cosa stesse accadendo qui dentro. Infatti, la prima cosa che abbiamo fatto è stato aprire le porte, far entrare i ragazzi e far vedere che cosa erano le prove di uno spettacolo o uno spettacolo che stava per andare in scena, le luci che si spegnevano, la magia del buio, del teatro. E noi continueremo a farlo. Non dice la parola sono onesta. Non ci a la ma tengo che ho paura. Mi innamoravo. Tu, Arasso, sì, a chi la La fotografia che ora chiedo al nostro regista Alessandro Tresa, grazie Alessandro, è quella di Edoardo De Filippo. Per cui adesso a questo punto dovremmo tutti alzarci in piedi, invece per motivi di inquadratura rimaniamo eh, seduti. Approcciare, sei cresciuto a pane De Filippo, per fortuna se i nostri genitori l'hanno fatto e ci hanno fatto vedere queste opere, siamo tutti cresciuti a pane De Filippo, ma tu l'hai assorbito in modo tale... A un certo punto, da incontrare esattamente il suo teatro. Sì. In realtà insomma, anche al cinema. Sì. In realtà, io ehm, col trentennale, insomma, del, di, di linea del, del Io Spero e Me la Cavo, ho capito, mi sono reso conto che sono anche 30 anni di carriera, inevitabilmente. inevitabilmente. Che mi fa stranissimo dirlo. Eh. Però, è, 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 però è così, è in questi in realtà in questi 30 anni non mi era successo di lavorare con, su Edoardo, ovviamente con Edoardo no, ma su, su, sui suoi testi, sulle sue, sulla sua materia, fino a, a pochi anni fa, dopodiché eh, con Mario Martone. E la compagnia Nest. Decidiamo di mettere sul Sindaco di Rione Sanità sì. in un adattamento molto particolare. Stupendo. Riportando insomma ai giorni nostri quella materia, quel testo che è un classico e che quindi funziona sempre, secondo me, in tutto il mondo e in tutti i. Uh, e da lì poi Natale in casa Cupello sabato e domenica e domedì. E quanto dì? corre dottor Pantaleo? Un momento! Il Sindaco di Rione Sanità. Guardate, apprezzate. Commuovetevi è lui è quel bambino è Vincenzino, guardate cosa è diventato. Ma noi siamo tutti quanti amici e vi ho capito, non vi dovete preoccupare. Questa casa è una casa, non la vedete? Ma quella se a Parigi, è una tavola e più tardi verranno altri amici e ci sarà una cena. Santani, a stare tranquilla. Ma quella codina? Io sono un uomo. Non sono un bambino che si prende, si preleva, si porta dove si vuole. Ma c'è soprav... una giustizia a questo mondo o no? O veramente un libero cittadino deve sottostare agli abusi di gente prepotente, di fuorilegge? Che ti fanno passare noi. Io sono un uomo onesto, un lavoratore, lasciatemi andare. Ma con la si usciva che andava. Scema buona, polassone. Chi è tutta in famiglia, guarda che un sacco oh, oh, torna, tutto torna, 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 che torna, che valore Ilaria Feule, che è apparsa improvvisamente, grazie di essere con noi. Critico grazie. cinematografico, scrive su Film TV, settimanale specializzato di cinema. Esatto. Allora, Il Sindaco di Rione Sanità, che film? Che film. È stato film. uno dei film più amati, anche più acclamati, alla mostra di Venezia nel 2019. Adesso occuperemo la puntata a dire tutto quello che ha vinto, ma possiamo dire certo. intanto che ha vinto il premio Pasinetti, nonché il Pasinetti speciale per gli attori, per Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo. Ma mi piace ricordare che ha vinto il Leoncino d'Oro, che è il premio assegnato dai giovani. E secondo certo. me è una cosa molto importante perché, come ricordava Adriano, l'operazione che ha fatto Martone con questo film è molto coraggiosa perché ha trapiantato un testo di Edoardo De Filippo del 1960, quindi un testo che ha più di 60 anni, al giorno d'oggi. Quindi eh, contaminando quel testo. Facendolo portandolo... arrivare dritto dritto al giorno d'oggi. Esatto, ed è capace di parlare davvero a tanti pubblici diversi. Questa ragazza. Che è una ragazza, questa signora professionista, eh, membro del comitato di selezione della settimana della critica del Festival del Cinema eh, di Venezia, sezione opere prime dedicata agli esordienti, tra le altre cose. Quindi guarda oggi Bebrillo, lo avevo detto che avrei fatto la ruota del, del pavone. Natale in casa Cupiello con un immenso Sergio Castellitto, regia di Edoardo eh, De Angelis, e tu sei Luca Cupiello. Sì, Tommasino Tomasino, Tomasino. scusami, Tommasino, Luca De Filippo. Eh, sì. eh, Arronziamo tutti i nomi. Ti piace o Presepe, ma no. eh, cioè, eh, eh, certo. ecco, assumersi quella responsabilità oltre all'opera immensa, Sì, eh. no, è stato veramente um, un grande onore, un grande onere. Perché okay. per un giovane attore napoletano. Uh, Pensare di fare quel ruolo è un po' come pensare di fare Romeo, Amleto, cioè, tu cresci con l'idea, il desiderio uh, di poter interpretare quel ruolo. E quando mi hanno detto, insomma, che l'avrei fatto in un'operazione un così uh, grossa, potente, a fianco di Sergio Castellitto, Marina Confalone, cioè due attori straordinari, il diretto da di Edoardo De Angelis. Non mi sembrava vero, e soprattutto mi domandavo come pronuncerò quelle parole con cui sono cresciuto no? penso a Luca Di Filippo che l'ha ah, interpretato ma a immenso, Pietro De Vico. Certo. e quindi e quindi poi a un certo punto ho capito che la cosa che dovevo fare era abbandonare totalmente quelli che erano Uh, i ricordi uh, di quei grandi mostri sacri perché quelli erano dentro di me perché io sono cresciuto con quelle videocassette con quelle, con quelle interpretazioni e quindi sapevo appunto mi sono tranquillizzato del fatto che fossero già nel mio sangue nel mio DNA e quindi ho provato a dare insomma un mio, una mia interpretazione a questo a questo tommasino che insomma lo, lo, lo abbiamo immaginato insieme a Edoardo De Angelis un po' più Come un folletto un, sì. in questo suo letto, uh, o com, insomma con, con questo. più capriccioso ancora. Più capricciosetto. più capriccioso. Uh, a Napoli c'è una definizione molto bella per dei ragazzi di questo tipo, che, che sembra, sembra cattiva, ma in realtà è molto affettuosa, si dice è più scema che buona, cioè nel senso è, è, di, è quelle persone, è quei, quei ragazzi in cui sono già diventate adulti, ma in cui la fase. Di bambino, no? L'essere bambino è ancora molto presente rispetto poi all'età grafica: il latte, della, no, la. esatto, ovviamente. Tommasino eh, lavorare con Luca Cupiello, che invece era ovviamente Sergio Castelli, Sergio Castellitto è, è Sergio Castellitto, punto. Sì. È, è, è come cioè, guarda, è io tanto. lo dico sempre, è un po' come eh, secondo me insomma io ho giocato anche a calcio da, da, da ragazzino, un po' come quando tu vai in allenamento e ci sono tanti ragazzi, ragazzini, ragazzi forti che giocano a calcio, però c'è quello proprio che la tocca in maniera diversa, cioè sì. c'è Maradona o Messi, sì. ecco stare con Sergio sul set è un po' come stare con Messi e Maradona in campo. Cioè, è... e, e, e siccome è, insomma, la, la, la prima prova è andata splendidamente bene, prova Natale in casa Copiello sabato, domenica e lunedì, sì. <ride> meraviglioso, meraviglioso. Sì, sì, è sì, è stato, è stato bellissimo poter rilavorare insomma, Subito dopo, con un, lo, parte dello stesso, parte gruppo, dello su stesso un altro, gruppo, su un altro testo totalmente diverso rispetto a. È completamente rielaborato. Come scene rielaborate. Sì, rielaborato. E eh, eh, lì abbiamo, ci siamo divertiti perché poi devo dire che l'incontro con, con Edoardo De Angelis è stato un incontro felicissimo e di quelli appunto che, che auguro a chi fa il nostro, il nostro lavoro è nata una grandissima intesa e quindi poco, poco prima di iniziare il primo check. Edoardo mi dice: guarda, ho pensato una cosa: questo personaggio potrebbe avere un accento particolare. E Quindi ci siamo inventati questa cosa che lui viene da fragola. No? Questa. Che con, con tutto quello che, che ne consegue, nel senso, dare una sfumatura così forte a pochi minuti prima del, del, del set ad un personaggio di Edoardo De Filippo, mi sembrava quasi insomma un salto nel vuoto. E devo dire che poi è stata una scelta vincente. Mi sorrido ci siamo... perché me la sono proprio goduta sei? istante per istante, questo è riano Pantalena che se l'è cavata. E sarà cose grandi grazie. Sarà cose molto grandi, grazie. ancora più grandi di quello stato sinora Quindi proprio Ilaria siamo. Sì. Chi lo sa, magari un domani vinci la Coppa Volpi? Ma magari, guarda, io io dico sempre, mi stanno chiedendo in questo periodo, insomma, che c'è il documentario nelle, nelle sale, dice: Ma te la sei cavata? A me piace sempre dire: me la sto cavando, nel senso che, um, che credo che poi, soprattutto per, per chi fa il nostro lavoro, la vita, insomma, è, è un continuo rinnovarsi, um, sfidarsi, quindi insomma diciamo che, che mi piace dire me la sto cavando ma voglio cavarmela ancora per, per tanto tanto tempo. Signori ci fermiamo solo per un attimo, uh, Ilaria rimane qui con noi, Adriano Pantaleo va via, sono già passati tutti i minuti che avevamo a disposizione, mm, che peccato, ma tornerà, tornerà allora L'Ora Solare, L'Ora Solare porta fortuna. Grazie. grazie Adriano Pantaleo, grazie a, te, grazie grazie a, a tutti. Stato con ci fermiamo solo per un attimo, signori vi siete mai gettati dal quinto piano? Recitando in un film ovviamente non facendovi nulla perché siete degli stuntman, non guardatemi, guardate tra poco chi arriva. Arriviamo tra un istante. Buff!